Via, proprio spaccato tutto, arrivano fino a qua le crepe. E poi te lo levo. Anche se c'è il sole, magari non si vede tanto. E questo come l'hanno fatto? Con una bottigliata. Con una bottigliata? Sì, la prima cosa che quando... No, eravamo qui aperti, perché c'era una riunione di alcune persone che ci avevano chiesto gentilmente di poter usufruire della nostra sala. Quindi ero venuto qui ad aprire, come succede in questi casi, diciamo, stavo qui in attesa che finissero le riunioni. Intorno a mezzogiorno suona la porta, una persona mi avvisa che stavano strappando i manifesti di fronte a quel manufatto che dovrebbe essere una centrale di distribuzione del gas. È già successo altre volte, o che attacchinano, o che staccano, peraltro non sono neanche i manifesti che abbiamo attaccato noi, che come poi potrai riprendere, sono manifesti che riproducono una bandiera palestinese senza nessun messaggio, diciamo, offensivo per nessuno. E come è successo altre volte, io mi sono affacciato, ho aperto, ho visto e ho detto alle persone: guardate, fatela finita di strappare quei manifesti, se no mi costringete di chiamare le forze dell'ordine. Generalmente questa cosa è successa altre volte, le persone smettono, poi puoi trovare quello che fa il battibecco, insomma finisce lì e tutto tranquillo. E invece c'è stata una reazione molto sproporzionata. Erano due persone, di cui una più anziana, ma in particolare parte di una di queste persone che appunto è andato in escandescenze, quindi in qualche maniera, anche in maniera imprevedibile, diciamo, rispetto a situazioni simili, quindi ha tirato una bottiglia in maniera molto violenta, diciamo, nella nostra direzione, in realtà ha colpito la porta, insomma, crepando il vetro, e quello è un vetro abbastanza spesso, che è appunto un vetro di protezione, e poi aveva una specie di manganello, di quelli, non so come chiamarli, retrattili telescopici, quelli che praticamente tu fai il gesto, fai questo gesto e si allunga, e insomma minacciando con questa, insomma, con questo manganello. A quel punto abbiamo cercato di gestire la situazione, perché appunto siamo persone civili, non è che ci mettiamo, insomma, abbiamo cercato di gestire la situazione. Nel frattempo abbiamo provato a chiamare forze dell'ordine, ovviamente non è stata una cosa semplice, perché c'erano un paio di centraline, insomma, in tutto questo c'è stato appunto urla, grida, a un certo punto si sono allontanate queste due persone, abbiamo visto che c'era una macchina parcheggiata qui, sono rientrato dentro a prendere il cellulare, ho fatto la fotografia della targa della persona, che poi da lì ha dato, c'è stata un'altra, insomma, ci sono state altre scaramucce, perché quando ha visto che ho preso la targa, appunto, è venuto incontro, perché voleva appunto che queste immagini non venissero raccolte. Insomma, c'è stata tutta una situazione abbastanza caotica, dove appunto c'era pure qualche cittadino che stava qui passando, più le persone che ovviamente da fuori, da dentro, si sono spostate fuori. Quindi è stata una cosa molto molto, diciamo, antipatica, violenta, dove per fortuna, insomma, le persone anche che stavano qui, insomma, l'abbiamo gestita nella maniera più civile che si potesse fare, chiamando appunto le forze dell'ordine, che dopo un po' sono arrivate diverse volanti dei carabinieri, probabilmente perché non state chiamate anche da altre persone, non lo so. E niente, questa persona che si è allontanata poi è ritornata, sempre in modo molto provocatorio, ha cercato di entrare qui dentro. Ho dovuto mettermi davanti alla porta impedendo. Ma che cosa diceva questa persona? Ci accusava, eravamo antisemiti, amici di Hamas, insomma. Cercava di provocare, ci riprendeva col cellulare, almeno faceva finta, non lo so se facesse finta o riprendeva, insomma, in questa situazione, diciamo, in questo secondo tempo, poi mi sono arrivati anche due o tre calci, insomma, la situazione è molto molto, diciamo, violenta. Sì, abbastanza violenta, anche perché noi non ci siamo abituati, anche se devo dire che c'è una forte tensione in città,
soprattutto a seguito appunto di questa situazione che si è sviluppata in Medio Oriente, perché abbiamo avuto non episodi che sono arrivati a questo livello, però in campagna elettorale, anzi prima ancora con la raccolta delle firme, noi eravamo impegnati nella raccolta delle firme con la lista Pace, Terra e Dignità, e poi appunto la campagna elettorale, ci sono stati altri episodi durante i banchetti in cui stavamo nelle piazze di contrasto, che si sono limitati al battibecco, in alcuni casi sono andati un po' anche al di là del battibecco, però diciamo non sono mai arrivati a una situazione simile. Di ordinare, perché io ho detto meglio. Questa con una bottigliata? Sì, con una bottigliata di... c'è ancora, guarda, qua ci sono i vetri della bottiglia di birra. Ah, ok. Però aveva mirato voi fondamentalmente. Noi stavamo qui, però insomma non so quali fossero le intenzioni, non voglio accusare, so soltanto che ha tirato la bottiglia, che questo è un bel buco, questo è.